Buonasera a tutti. Si sta avvicinando la fine dell'anno e tutti quanti i trader tirano le somme su come è andato l'anno. Guardano i loro fogli di lavoro, mettono le formule per consolidare i dati. E penso che tutti quanti si congratuleranno con se stessi perché direi che non fare profitto sarebbe stato impossibile in questi anni qua. Con delle oscillazioni, per carità, ci sono state, voglia, però insomma. Come si diceva una volta in Emilia, c'è stato un tempo in cui per fare soldi bastava saper piantare i chiodi. E diciamo che con la borsa che c'è stata negli ultimi tempi, l'analogia è assolutamente evidente, però dovete fare una cosa per me, come direbbe De Niro. Adesso a fine anno voi valutate al prezzo di mercato i titoli che non avete mai avuto il coraggio di vendere e sono rimasti nel vostro portafoglio. Valutateli al prezzo di mercato. Cioè ci scrivete lì a quanto valgono oggi. Vi ricordate quanto valevano quando li avete comperati e fate il calcolo della plusvalenza o della minusvalenza. Dopodiché fate la somma di tutti questi profitti non realizzati, profitti o perdite non realizzati, e li sommate ai profitti e alle perdite realizzati effettivamente, cioè dire quelli che vi derivano dal fatto di aver comperato e venduto dei titoli. Fatelo, datemi retta, perché avrete delle sorprese. E queste sorprese sono quelle che insegnano moltissimo sulla nostra attività di trading, di traders, di trading. Bene, intanto con largo anticipo vi auguro buone feste e poi più in là magari vi augurerò anche buon anno. A risentirci, arrivederci.